L'ispirazione della Lily è l'archetipo della lampada. È un semplice cappello di vetro con una struttura metallica molto semplice che ha una caratteristica di queste piccole schiacciature che in qualche modo rappresentano il suo appoggio a terra. Abbiamo lavorato su degli elementi che semplificassero al massimo il rapporto tra tutte le componenti proprio per creare qualcosa che fosse ispirato all'archetipo assoluto dell'idea che tutti noi abbiamo della luce. Le immagino in spazi molto diversi perché la semplicità ma anche la ricchezza dei materiali dà la possibilità di poter usare questo oggetto in maniera molto trasversale. Sicuramente in luoghi estremamente minimali lavora molto bene. Ma credo che possa, proprio per la sua forma classica, essere anche integrata in ambienti più ricchi e più, non voglio dire barocchi, ma comunque più complessi. Abbiamo lavorato su un materiale che è il vetro, soffiato. Il vetro soffiato, come la carta, sono i due materiali tradizionali della luce. Questi due materiali hanno però una caratteristica comune, quella di riscaldare, di dare un'idea di intimità, di dare un'idea di luce che nasce dalla candela, in qualche modo di dare un'idea arcaica della luce e quindi dell'intimità, del calore. Se io penso a questo oggetto proprio per la qualità della sua luce, del suo diffusore e anche la tecnologia che in realtà poi ha dentro, penso a creare un'emozione di tipo intimo. Una sera arrivo a casa, sono stanco, accendo la mia lampada, leggo un libro, oppure mi rilasso, oppure chiacchiero con gli amici o con la famiglia. Genio domestico che accompagna la mia serata in maniera intima e familiare. Però penso anche che questo oggetto ripetuto possa creare una scansione architettonica, per esempio, in uno spazio pubblico. Se immagino una serie di salotti in una lounge di un albergo, questo oggetto avendo questa sua verticalità, oppure anche la versione da tavolo, la immagino come un oggetto che scansiona lo spazio e divide diverse aree di conversazione. Poeticamente, secondo me, la luce diffusa che illumina un paralume, uno schermo, un elemento diffondente. È lì il gioco in cui si forma la relazione tra chi usa l'oggetto e l'oggetto stesso. La luce per me ha proprio tutto un significato molto poetico, molto, molto intimo. E se posso creare delle luci nelle architetture che faccio o nei prodotti che facciamo, cerco sempre di ricostruire questa luce come luogo di attrazione, per cui di polarizzazione di un qualcosa che deve riunire intorno delle persone. Questo è secondo me, il significato della luce come luce funzionale o decorativa. Questa unione magica tra la creatività dell'azienda e la creatività del designer genera, secondo me, proprio quella spinta a innovare, a portare qualcosa che è oltre alla comfort zone dell'uno e dell'altro. Su questo c'è la componente umana, quindi c'è il fatto di trovarsi in maniera, come posso dire, amichevole, cioè quella componente che poi fa la differenza tra le cose, cioè la voglia, la passione e la felicità di lavorare insieme. Ecco, devo dire che questo con Vibia c'è molto. Credo che è vero quando si dice che la semplicità è la complessità risolta. E credo che la Lily è un po' questo, quando la guardi da lontano vedi un oggetto molto semplice, quando ti avvicini scopri che ha tanti elementi di qualità che la rendono un oggetto percepito semplice, ma che in realtà ha dentro una complessità, una tecnologia, una qualità che lo rende un oggetto di estremo valore.